L'epoca alpinistica di Gigi era un'epoca alpinistica che potrei definire romantica. E romantica non significa che non era di livello, anzi, era talmente di livello che comunque non si faceva sporcare o influenzare dal motivo per cui loro andavano in montagna, che era una pura ed esclusiva passione. Questa è la Grignetta, è una montagna bellissima, piena di buie, di storia, i grandi alpinisti sono passati, la formazione è stata su questa montagna, essendo piena di buie, di pinnacoli, con difficoltà che partono dal sentiero, che c'è, attraversa tutta la montagna e va a finire al rifugio Rosalba e si chiama la Direttissima. Siamo con Paolo Anessi Lecchese, regista della Rai TV, che sta preparando un film documentario sulla vita di Gigi Alippi, il ragno dei piani Resinelli, il ragno del McKinley e del Cerro Torre, grande protagonista dell'alpinismo lecchese nella fine, nel secondo periodo degli anni 60. Come sta andando la preparazione di questo documentario? Sì, allora diciamo che è un po' tanto che sto preparando questo documentario perché avevo iniziato a girarlo con il Gigi già nel 2013. Poi tra una cosa e l'altra, tra il documentario su Walter Bonatti e così ho dovuto un po' lasciarlo. Però io e il Gigi siamo sempre andati avanti a fare le riprese. È la storia della sua vita, ovviamente sia alpinistica che la sua vita di Gigi, del rifugio, della famiglia e così, e soprattutto delle sue imprese e di quello che è stato il suo ruolo nella storia del nostro alpinismo. Ecco, ci sarà ovviamente ampio spazio ai piani Resinelli, perché lui è cresciuto ai piani Resinelli nel territorio comunale di Abbadia, questa zona di Abbadia, dove la Grignetta è proprio lì di casa, dove tra l'altro la famiglia Alippi, a iniziare dal nonno, aveva un ristoro reso anche famoso perché vi soggiornò, reduce da un'ascensione sulle Grigne, un regnante del Belgio. Esatto, e diciamo che da quel rifugio è passata tutta la storia dell'alpinismo, perché da lì si partiva per andare in Grignetta, per andare in Rosalba e quindi da lì chiaramente dal Gigi passavano tutti, per cui è bello anche raccontare questa cosa qua, questo rifugio che ha avuto questa importanza centrale. E poi anche il fatto che il Gigi comunque anche una volta chiuso il rifugio, lui ha continuato a vivere lì, e anche quando se n'è andata sua moglie Aurora, lui ha continuato a rimanere lì, a vivere lì anche da solo e ha sempre avuto cura di questo posto, di questo territorio, di questo terreno che aveva intorno, eccetera. Per cui nel film ci sono anche tutte queste cose, questa sua vita anche un po' solitaria in questo rifugio. Quest'anno i rani festeggiano i 70 anni. Buona parte di questa storia vede la presenza di Gigi Alippi come ragno di casa, ragno dei Resinelli. Ci saranno immagini di repertorio, rievocazioni di imprese, di spedizioni. Ho richiamato il McKinley 61, che era una spedizione dedicata al centenario dell'Unità d'Italia, e quella del Cerro Torre del 74, centenario invece della sezione del CAI di Lecco. Esatto, sì, ci sono, ovviamente vengono rievocate, cioè rielaborate tutte le spedizioni storiche. La difficoltà è sempre quella del recuperare il materiale e soprattutto recuperare gli aventi diritto del materiale, per cui ogni volta che ci si mette a fare un documentario si entra un po' in una specie di vespaio, perché non si sa mai di chi è il materiale e così. E però bisogna essere sempre completamente in regola nel momento in cui si manda fuori un documentario che magari viene messo in vendita, che va ai film festival, che va alle proiezioni, per cui c'è sempre un po' quella problematica lì. Però è chiaro che
che bisogna che ci sono, metterò tante immagini proprio delle sue spedizioni di questi, perché loro giravano tanto, facevano tante riprese, tanti documentari, hanno fatto tanti film bellissimi, e mi piace anche raccontare questa cosa qua, come loro negli anni 70 andavano fuori con le macchine da presa 16 mm, poi andavano a Milano spesso dai montatori della Rai a montare questi film, facevano le cose in grande anche in quello, anche nei documentari che facevano loro all'epoca. Ricordiamo che Gigi Alippi è recentemente scomparso, poco più che ottantenne, era appena stato festeggiato per i suoi 80 anni e per questa straordinaria carriera alpinistica alle spalle. Uomo schivo e riservato, tante volte non, per riservatezza non voleva essere testimone oltre quel tanto delle sue grandi imprese, che però rimangono tali. Questo qua un po' era schivo e riservato, ma non nel senso in cui intendiamo noi, cioè l'alpinista, l'uomo di montagna schivo e riservato, era perché era fatto così, però era il primo che gli piaceva stare in compagnia, il primo che gli piaceva avere la gente intorno, gli piaceva moltissimo raccontare le sue cose, le sue imprese, gli piaceva entrare nei dibattiti, nelle polemiche, nelle cose, per cui in realtà non era poi così schivo e riservato come così pensiamo di immaginare un uomo di montagna, ecco. Si parla tanto di un rilancio dei piani Resinelli. Questo documentario passerà attraverso i piani Resinelli per la storia di Alippi, la storia del rifugio e la Grignetta. Sì. Servirà a rilanciare questa località che ha avuto momenti di splendore, ma come in tutte le vicende umane si alternano momenti di gloria e momenti di flessione. Sì, bisogna tenere conto di una cosa, questi documentari prendono e vanno in giro sicuramente per tutta l'Italia, ma anche nel mondo, perché soprattutto quando si parla dei ragni è chiaro che le porte sono aperte proprio a livello proprio del mondo. Questi documentari dove sullo sfondo ci sono i piani Resinelli, quando si parla del Gigi, del Casimiro Ferrari, di Carlo Mauri, di tutti questi personaggi che hanno vissuto lì, sicuramente parlando della loro storia vuol dire parlare dei Resinelli. Magari non ci saranno più i piani Resinelli come me li ricordo io degli anni 70 quando ero piccolina, dove comunque era anche un posto dove c'erano tante manifestazioni, dove ci si divertiva, dove tutti andavamo a passare l'estate, però rimarrà sempre quella forte storia e quell'ambiente bellissimo che è ai piedi della Grignetta. Possiamo in conclusione ipotizzare quando sarà pronto questo documentario? Allora io spero per la fine di maggio, io mi sono un po' messa quella data così di chiusura, in modo che ci sia pronto per quest'estate e poi magari durante l'estate è bello presentarlo in giro e così. Se dovessi dare una definizione di Gigi Alippi non posso nascondere il fatto che la definizione che do a lui è la stessa definizione che do ad alcuni come lui. Mi vengono in mente tre persone che io ho conosciuto. Lui, Mario Curnis e il Det. E per conoscere le personalità, gli alpinisti come Gigi Alippi, Mario e il Det, devi andarli tu a cercare, devi andarli tu a conoscere. Perché loro non si fanno conoscere. Non si fanno conoscere non perché non c'è il livello alpinistico-atletico, ma perché hanno fatto una vita dove l'alpinismo è sempre rimasto una forte e grande porzione della loro passione. E quindi l'alpinismo di Gigi, di Mario, del Det e di altri della loro generazione è un alpinismo che non è scomparso, è ancora lì, le loro vie sono ancora lì. Bisogna solo, come per incontrare loro, andare a incontrare e ripetere le loro vie. Le generazioni passano, ma il bello dell'alpinismo che rimane. Alla prossima! Prossimo volo sopra le tue guglie! Grazie! Però piloti te la prossima volta! Buon viaggio! Grazie!